Paola Binetti, salve senatrice. Sapevamo che lei stava prendendo una decisione. Prima informazione importante. I ristoratori sono in piazza del Parlamento. Allora, li possiamo far i ristoratori sono in piazza del Parlamento. Sono arrivati. Il Dakota Pub di Padova è qui di fronte a noi. Sono arrivati. Quattro ristoratori. Quindi tranquillizzi che la protesta è arrivata al Parlamento. Benissimo, adesso sì, capiremo qualcosa in più. Sono quattro ristoratori con una è il primo gruppo, adesso arriveranno gli altri. Allora, la notizia è molto semplice, quella che vi devo dare. Non è cambiato nulla nel quadro politico di questo paese in questi giorni. E ovviamente noi che abbiamo votato no alla fiducia, che voteremo no alla relazione di buona fede, in questo momento restiamo nell'area del centrodestra. Del Conte Ter di cui si sente parlare non sappiamo nulla, non sappiamo che fisionomia assumerà, non sappiamo quali valori progettuali deciderà di portare avanti, non sappiamo se veramente si concentrerà sulle cose essenziali che sono per noi la salute dei cittadini, letta attraverso anche la reimpostazione del piano vaccini, ma ci abbiamo gli ottantenni che sono ad alto rischio, a cui avevamo promesso una vaccinazione ad horas. E non sappiamo cosa succederà sul territorio sociale. Senatrice, mi faccia capire meglio, mi perdoni. Due domande quindi, da fare. La prima, non ci sono stati contatti. In questo momento restiamo nel centrodestra. Non ci sono stati contatti, no, quindi con Conte. No, io personalmente non li ho avuti. L'ho già detto e lo ripeto. L'ho detto e lo ripeto con grande sicurezza perché scusi, è una verità senatrice, palissiana. Dato che io ho letto molto attentamente la sua intervista di oggi, che è molto interessante peraltro, le chiedo una cosa, ma perché lei possa rivedere, cioè perché voi possiate rimettervi a ragionare su una possibilità di appoggio, è importante che si arrivi a un Conte Ter nella misura in cui Conte deve andare al Quirinale, deve rassegnare le dimissioni e poi si riapre la partita? Esattamente così, ma così sapremo che cos'è il Conte Ter, perché adesso chi lo sa che cos'è il Conte Ter? Nessuno. Potremmo fare un'azione di sostegno a un soggetto che fino adesso ci ha visti dall'opposizione, a cui finora abbiamo sempre negato la fiducia. Dicci chi sei, che cosa sarà il Conte Ter e allora ne riparliamo. La nostra fiducia è tutta nel Presidente della Repubblica. Okay. La nostra fiducia è tutta in Mattarella, che saprà individuare una soluzione che a mio avviso però non può passare per le elezioni, perché il Paese non se lo può permettere. Questa è una mia idea del tutto personale. In questo momento noi nel centrodestra e con un no chiaro e determinato alla relazione buona fede. Brava senatrice, i democristiani solito non parlano chiaro, lei è stata chiarissima. Caro Michele Emiliano.